Secondo giorno per gli esami di maturità. Versione di greco, prova di matematica, test di lingua straniera, pedagogia o figura disegnata. Per alcuni studenti, metà della fatica è lasciata alle spalle. Molti invece temono la terza prova di lunedì e il weekend lo passeranno sui libri. Com'è andata stamattina? Bene, dai, forse è meglio della prima per Forse me. meglio della prima. Sì, però Stamattina eri tesa, eri tranquilla. in ansissima, tantissimo. Un po' tesa perché non sapevo che argomenti potessero aver messo dal ministero. Come si sta adesso, subito dopo aver dato la seconda prova? Bene, dai, abbastanza bene. Felice. Sei scarica o sei ancora un po' tesa? Tesa, solo al pensiero di lunedì. Tesa. E una volta che hai visto la prova, cosa hai pensato? Ero molto felice e soddisfatta degli argomenti perché sono usciti argomenti che non mi aspettavo, che però avevo studiato, specialmente uno perché era inerente alla mia tesina. Quindi dai, ottimista sul risultato. Sono ottimista sul risultato ed ero molto ottimista anche all'inizio della prova. Io penso bene, mi è piaciuta perché le cose le sapevo, mi è venuta l'illuminazione subito, immediatamente, appena le ho viste, mentre invece la prima prova ha fatto schifo. Ma secondo me è andata bene, anche perché c'erano dei temi che ci potevano andare bene, come la Montessori, che sono 4 anni che esce, insomma, un po' rotto le palle, però andava bene. Poi l'altro tema ha fatto la motivazione, perché è un tema importante che mi piace anche abbastanza. Quindi soddisfatto. Quindi soddisfatto. Ma dai, abbastanza bene, c'era un testo letterario di Zaffon, mediamente difficile, più che altro lungo più che difficile. Poi c'era un altro articolo di giornale invece su Nadal e Federer, che per chi non sa lo sport era quasi impossibile. Però niente, dopo c'erano altri tre tema liberi e non, cioè quelli erano parecchio complicati, infatti non li ha fatti quasi nessuno sentendo. Quanti controlli ci sono stati stamattina? Non B? so, cellulari. Ah, in realtà niente, hanno preso i cellulari e basta. Basta. Sì, non hanno controllato dizionario e cose varie. Ok. Sei riuscita a rimanere tranquilla? Hai avuto un attimo di tempo per, diciamo, organizzare le Sì, in realtà ho avuto anche un momento in cui mi sono sentita un genio. È passato in fretta, però c'è stato, sì. Ho avuto paura stavolta di non aver tempo. In realtà alla fine sono uscita poco tempo fa, quindi ci ho messo 5 ore e qualcosa, quindi l'ho usato quasi tutto il tempo. Il tempo che hai impiegato l'hai utilizzato tutto, hai preso con calma, hai avuto paura magari di non finire. No, sono andata con calma e non ho... normale. Per lunedì? Non ne parliamo di lunedì? Sono un po' indietro, però. Sono molto tesa per lunedì, per quello che sono sicura che studierò tutta la settimana. Per lunedì, al momento tranquilla, però ne riparliamo domenica. Senti, quando c'è la maturità, oramai sono più tesi i genitori dei figli tuoi, come sono? No, i miei invece sono molto tranquilli, in realtà sono più tesa io, loro sono tranquillissimi. Sabato sera uscirai o starai sui libri? Allora, ufficialmente io sto sui libri, poi se mi vedete in giro sabato sera non sono io. È ufficiale, non uscirò il sabato sera, lo confermo che starò a studiare, lo farò proprio, studierò. Passerò sui libri perché lunedì abbiamo la terza prova. Domenica sera la vedi la partita? Neanche quella. Ovvio, la partita la vedo, però speriamo anche di vincere, magari così una buona notizia in 2 giorni, perché la terza prova temo che sarà una brutta notizia. Se ti chiedo per l'orale, dovrai fare una studiata mega all'ultimo periodo. No, nell'orale ho già scaricato la mia ansia quando ho saputo che sono la seconda praticamente del primo giorno e ho già scaricato la mia ansia urlando, non lo so, e quindi no, per l'orale sono abbastanza tranquilla perché appunto abbastanza sulla mia tesina che mi piace. Quindi preferivi essere più avanti. Un po' sì, però a sto punto no, me la tolgo dai piedi e poi vado in vacanza ufficialmente. Senti, sono già uscite le lettere per l'orale, tu a che punto sei? Sei prima? Sei in fondo? Sono uscite le lettere, sono il penultimo giorno, sono la seconda classe, è uscita la I e io che sono di C, cioè il mio cognome è C, e sono alla fine. Quindi avrai tutto il tempo per rimanere teso fino all'ultimo momento.
rimanere teso fino all'ultimo momento, ma soprattutto ripassare, e sono sicuro che sarà un ripasso del tutto inutile, perché più ripassi più ti senti insicuro, alla fine finisci per ripassare a vuoto. Sono uscite le lettere per l'orale, tu a che punto sei, all'inizio, alla fine? Io a metà, perché hanno estratto la Q, io sono la D, quindi a metà, dai, sono il 6, normale. Normale, va bene insomma. Sì, sì, è stata fortunata. Federico Lega per Ravenna Web TV.